Comunale del comune di Giffone Vallemare. Come mai incentivare iniziative come questa? Allora, iniziative come queste vanno incentivate perché innanzitutto per noi comuni significa valorizzare quelle che sono le peculiarità territoriali, quindi il nostro territorio montano, le nostre bellezze ambientali, le bellezze, far conoscere alle persone che partecipano agli ecoraduni le bellezze artistiche, architettoniche, nonché le particolarità del nostro paese. Ovviamente questo progetto si inserisce anche in quella che è la grande promozione delle tipicità locali, quindi parliamo di prodotti tipici locali, prodotti dell'agricoltura, l'artigianato locale e quant'altro. Come mai l'iniziativa definisce due comuni che sono completamente lontani, quali sono Severino e Giffone Vallemare? Beh, in effetti sono due comuni che apparentemente, anche fisicamente e morfologicamente, sono un po' lontanucci, però fanno entrambi parte di due comprensori che sono la Valle dell'Irno e i Picentini, che ovviamente confinano per quanto riguarda il territorio montano. Diciamo che come mai questa unione? Unione che è dovuta più che altro al fatto che hanno territori montani. Come mai avete voluto organizzare e patrocinare questa iniziativa così interessante? Beh, questa iniziativa è parte di un più ampio programma che è iniziato all'inizio di quest'anno grazie alla creazione di un calendario che segnala le date, i percorsi verdi della campagna. Noi dobbiamo principalmente questa iniziativa grazie al felice incontro con la consigliera comunale di Giffone Vallemare, la dottoressa Romina Malfeo, che da subito ha sposato l'iniziativa e devo dire che poi è stato il cuore e l'anima per la creazione di questa iniziativa. E il percorso dal Castello di San Severino ai Dieci Mari è il percorso ideale che possiamo collegare al passato. Allora, ok, buonasera a tutti, salve, io sono Romina Malfeo, consigliere comunale del comune di Giffone Vallemare. Questa sera siamo qua per parlare di Campagna in Tour, è un progetto di turismo equestre che abbiamo ideato quest'anno insieme al signor Alfonso Galluzzi del comune di Baronissi ed è praticamente un calendario che prevede la calendarizzazione di tutti gli eventi equestri e non che riguardano ovviamente il cavallo. È un progetto, diciamo, che un attimino un po' più ampio rispetto a un semplice calendario, che prevede la valorizzazione e la promozione di quelle che sono le peculiarità territoriali dei comuni della provincia di Salerno ma anche oltre Campania. Niente, in particolare questa sera siamo qui per promuovere il raduno del 2 giugno che si terrà qui proprio a Mercato San Severino ed è un equiraduno, quindi di turismo equestre, che prevede un giro tra i castelli di San Severino al parco di Dieci Mare. Niente, la particolarità di questa, diciamo, attività, di questa calendarizzazione, è volta proprio alla promozione di tutto ciò che riguarda le bellezze artistiche, architettoniche, archeologiche, paesaggistiche e ovviamente la promozione di tutte le tipicità locali. Vorrei passare la parola all'assessore del comune di San Severino per quanto riguarda il comune che ospiterà l'evento del 2 giugno. Io vado al Mercato San Severino. Qui da parte di Giovanni Romano, che doveva essere presente a questa manifestazione ma non è potuto per i vari impegni alla regione, che già si scusa con tutti voi che non è potuto venire. Niente, che dire per Campagna in Tour? Ormai è alla sesta edizione ed è una cosa per noi di San Severino piacevole perché Alfonso Galluzzo è un rianimatore di queste passeggiate a cavallo. E poi noi abbiamo il Castello di San Severino, come diceva prima l'assessore, e abbiamo un altro splendido paesino, qual è Spiana, che confina proprio col parco Dieci Mari. Queste bellezze naturalistiche che noi abbiamo a San Severino si sposano molto bene con Campagna in Tour. È d'obbligo che la tappa si facesse al Mercato San Severino. Poi Alfonso Galluzzo ha organizzato giri panoramici, quindi panoramici per la quale possiamo far vedere da vicino e dall'alto
il nostro castello medievale, è il nostro... L'importanza ovviamente di, degli enti, quindi delle amministrazioni, di accompagnare questo percorso di turismo equestre, sta proprio, ecco, appunto, nella conoscenza dei propri territori, ma anche e soprattutto diciamo nello sposare quelli che sono i progetti della gente che ama il cavallo, che comunque in un certo qual modo aiuta anche gli enti a promuovere quelle che sono le varie zone tipiche, quindi collinari, montane o di mare. Detto questo, passerei la parola al presidente della WISP. Il progetto nasce da un'idea di collaborazione stretta con le istituzioni, gli enti locali, le associazioni che fanno parte, diciamo, di questo progetto, che poi sono affiliate ai diversi enti di promozione nazionale. Parlo della Federazione delle Sport Equestre, della WISP Lega Attività Equestre, dell'ANTE e di altri enti di promozione nazionale. Noi nel nostro, diciamo, progetto, con Alfonso, che è il delegato responsabile per la WISP di Salerno per le attività equestre, abbiamo pensato che l'equitazione non è un fatto rivolto a poche persone o una nicchia da diciamo salvaguardare. L'equitazione può essere anche e soprattutto un momento di aggregazione, un momento sociale e un momento di valorizzazione e di avvicinamento dell'uomo alla natura attraverso un mezzo che è più naturale di quello che è il cavallo, secondo me non esiste. E quindi questa nostra passione va trasformata come un discorso e a supporto di un discorso di valorizzazione del territorio, della natura, del rispetto della natura, del rispetto di un ecosistema e quindi anche attraverso gli altri enti che sicuramente noi abbiamo qui la presenza per quanto riguarda l'ente turismo provinciale e può essere un veicolo. Progetti di turismo che parliamo di turismo equestre, ma possono diventare anche occasioni di turismo, trekking a piedi e quant'altro. L'importanza dell'ente di accompagnarci e quindi di ritrovare anche, perché no, risorse che portino poi alla promozione di questi eventi e alla sponsorizzazione di tutti coloro che sono impegnati nel mondo dei cavalli, quindi parliamo dei vari maneggi presenti su Salerno ma su tutta la regione Campania. A tal proposito vorremmo sentire la referente dell'EPT di Salerno, la nostra amata Angela Passione. Che è l'iniziativa di cui stasera vengo a conoscenza, perché come voi ben sapete è solo da pochi mesi che io rivesto questo ruolo di commissario straordinario dell'ente provinciale per il turismo e amici di Baronissi mi hanno sollecitato a partecipare a questo incontro. È veramente molto utile, ringrazio qui il politico Malfeo, no? La nostra carissima Romina, e naturalmente ringrazio anche l'assessore di Mercato San Severino, perché quando gli enti affiancano e sostengono le associazioni che fanno veramente il volontariato, che hanno l'azione principale, più importante, svolgono un ruolo nelle nostre comunità che è un ruolo che non lo riveste più nessun altro. Cioè, purtroppo in questi tempi di crisi, con questi problemi che riguardano l'economia generale, se non c'è un forte attaccamento al proprio territorio, se non c'è una forte fede, no, in quel che si fa, probabilmente tante bellissime idee che vengono fatte da tanti e svolte, io sto avendo l'opportunità di conoscere tutto questo enorme mondo del volontariato, dell'associazionismo, che è quello che è la vera risorsa di questa nostra provincia. E naturalmente sento forte la responsabilità come ente, pur in mancanza di risorse sufficienti per un sostegno. Di essere qui non avrei regolato questo appuntamento per niente al mondo, sono scappata dal giornale così come stavo, perché non potevo certamente venire meno ad un'iniziativa accattivante che già teniamo in pagina. Ovviamente il comune di San Severino è comune ufficiale per le notizie di pubblica visibilità istituzionale, e quindi abbiamo già questo trekking in pagina esattamente dalle ore 14, da quando l'ufficio stampa ce l'ha inviato, e poi c'è il nostro collaboratore Alfonso Galluzzi. Io l'altra sera a San Cipriano Picentino con il sindaco Gennaro Aievoli, che ho curato la campagna elettorale, abbiamo concluso il messaggio dicendo che proprio nel cuore dei picentini, questo serve anche per la giovane consigliera, quindi le lancio questo assist, lo può riferire tranquillamente al mio caro amico Paoletto Rossomano,
Ecco, abbiamo lanciato quest'assist che ci sarà un potenziamento dei percorsi, soprattutto quelli negli anfratti naturalistici che i nostri territori ovviamente vivono. Voi avete accennato, l'ha fatto molto bene poc'anzi il consigliere Guadagno, a quanto, il consigliere Quara Amoroso, al castello di Mercato San Severino. Io ricordo quando il sindaco Romano lo guardava di sotto con la scarsa illuminazione prima che l'architetto Petraccaro potesse poi mettere manforte a pietra su pietra, e poi Giovanni, il sindaco Romano, l'onorevole Romano, anzi, alla fine disse: Rita, che te ne pare? E beh, hai fatto dei grossi miracoli. Dopo tanti autorevoli interventi è difficile poi aggiungere altre delle cose. In realtà anche perché il mio mestiere non è quello di stare dietro un microfono, però quello che mi sento di dire è che noi l'abbiamo già detto in vari passaggi, e l'abbiamo tutti quanti gli intervenuti, sia la Franco Amoroso nella sua qualità di rappresentante del comune di Mercato San Severino, che ospita questa sesta tappa del nostro calendario, che la Spenda Romina, in questa occasione anche moderatrice di questo dibattito, al presidente Galvanese, che è un vero sportivo di valenza nazionale, e soprattutto alla presenza autorevole della signora Angela Pace, che ha suggellato un momento importante in questa serata con la sua presenza. Noi abbiamo l'idea che ci ha guidato è quella di trasformare una passione, che è quella dell'andare a cavallo, di scoprire i paesaggi e i sentieri, di portarla alla conoscenza anche di persone che magari non vanno per passione a cavallo, però hanno la stessa necessità di vivere il verde, di avere un ambiente sano e salutare. Se con la nostra passione possiamo apportare un contributo sinergico alle realtà imprenditoriali che sono nelle zone dove noi operiamo le nostre passeggiate, magari accomunando insieme la nostra passione e l'imprenditoria, che può essere dagli agriturismi, dai prodotti enogastronomici che la dottoressa Rita Occidente Lupo citava prima, dagli alberghi, dall'accoglienza, e come giustamente faceva pure notare la signora Angela Pace, che rendere visibile queste nostre attività legate a un'attività poi possibile sul territorio, perché sono tanti maneggi, sono tante attività equestre che svolgono l'attività magari in una maniera scollegata. Se dall'idea del calendario di unire dei percorsi, che l'idea primaria era quella di realizzare dei percorsi, un giro turistico, un giro della Campania a tappe, a cavallo, questo giro turistico può essere anche un giro turistico a tappe, però con l'integrazione di altri prodotti, di altro di prodotto gastronomico, ma soprattutto anche di, può essere anche siti archeologici o paesini di bellezza da scoprire. Come diceva il nostro amico Franco Amoroso, lui abita in una piccola comunità che è Spiano, che è la comunità più antica di Mercato San Severino, che vi invito a visitare. Ha una chiesa meravigliosa che per lo più non conoscono e che sarebbe bene farla conoscere per farla entrare. Grazie a Franco Amoroso, che è il mio carissimo amico da sempre, ma soprattutto è una persona che si attiva non solo come politico sulla nostra area, ma soprattutto come persona amante della propria terra, innamorata della propria terra, e fa di tutto perché questa possa avere uno sviluppo e possa avere una conoscenza più larga di quelli che sono i confini comunali e regionali. Quindi ringrazio a voi tutti e spero che questa nostra piccola iniziativa, così fatta sulla scia del volontariato, della passione, possa dare dei frutti in seguito. Grazie a voi.